Un calcio sempre più spezzatino, dove i diritti televisivi e le scelte della Lega prendono il sopravvento anche sulla sacralità di alcuni giorni. Nel Sabato Santo, per esempio, l'Avellino affronterà il Picerno, gara fondamentale per il terzo posto, alle 20:45. Se è vero che per alcuni tifosi il calcio è una religione e viene vissuto come una fede, far disputare una partita di sera alla vigilia di Pasqua sembra davvero troppo. Davide Dionigi, atleta di Cristo, su questa linea. È normale che oggi è un mondo che va dietro alle, appunto, ai diritti televisivi, alle esigenze economiche, al business, e quindi alcuni valori vengono messi da parte, però purtroppo queste cose qui hanno preso il sopravvento. Però se uno parla da cristiano, io penso che comunque il significato, al di là della tradizione o del giorno, dell'usanza, io penso che sia sempre una cosa interiore, no? Quindi la morte, sì, in questo caso la morte e la risurrezione, e uno le deve comunque sempre vivere nel proprio io. Questo il suo parere sul girone C di Lega Pro. Il parere è che la Juve Stabia ha scombussolato i piani di tutti, dobbiamo essere sinceri, perché è comunque una buona squadra e guidata da un ottimo allenatore, quindi ha fatto un campionato anche forse sopra le righe, no? Che nessuno si aspettava. Oggi l'importante è il secondo posto, perché significherebbe arrivare, saltare tanti turni. Non è un campionato finito. Mentre su Giorgio Perinetti, che ha avuto sia da calciatore a Napoli che da direttore a Brescia, svela. Ma sai, le critiche molto vengono. Non vengono che leggo e sento un po', perché giustamente, molto probabilmente, la proprietà, la città si aspettava il primo posto. Però comunque non dobbiamo dimenticare che Perinetti è un direttore che ha un'esperienza enorme, perché gestire un ambiente non facile come Avellino, un ambiente esigente, bello, ma allo stesso modo esigente come Avellino, non è molto semplice. Io penso che in questo la sua esperienza sia molto servita, e penso che possa anche essere importante per i playoff. Sull'Avellino, in vista dei playoff, Dionigi non ha dubbi. Ma secondo me l'Avellino quest'anno è stata costruita una squadra per la categoria forte, e con anche qualche sorpresa di qualche giocatore che è venuto fuori, tipo Sgarbi, tipo Ricciardi. Cioè, non dimentichiamo che davanti, per me, per la categoria, c'è un giocatore veramente forte che può fare, che in questo campionato fa la differenza, che è Patierno.